Piacere conoscervi. Mi chiamo Laura Montanaro, ho 60 anni e sono professore ordinario di Scienze e Tecnologia dei Materiali, una disciplina nell'ambito dell'ingegneria industriale. Insegno e svolgo la mia attività di ricerca al Politecnico di Torino. Collaboro anche alla gestione del mio ateneo, un tempo come prorettore e attualmente come delegata del rettore per le valutazioni strategiche. Sin da bambina amavo impastare l'argilla con l'acqua e produrre piccoli oggetti che cercavo di far cuocere al calore del sole. Chi avrebbe mai immaginato allora che un giorno mi sarei trovata a studiare ed insegnare proprio i nuovi materiali ceramici? Ho frequentato il liceo classico, studiando latino e greco antico, e mi sono così appassionata alla letteratura e all'arte. Lo studio di queste discipline antiche mi ha insegnato un approccio rigoroso allo studio, ma via via la mia curiosità si è orientata verso la scienza, soprattutto la scienza applicata, perché mi è sempre piaciuto sporcarmi le mani. Vi ricordate? Impastare l'argilla. Ho iniziato così a vedere nelle discipline scientifiche, ma soprattutto nella chimica, un sapere che mi aiutava a comprendere passo dopo passo come e perché avvenivano certi fenomeni. E ho anche compreso che lo studio delle discipline scientifiche permetteva di diventare creativi, cioè di intervenire per modificare e governare i fenomeni. Così ho intrapreso all'università lo studio della chimica industriale. Il primo giorno, in aula, su 100 iscritti ci siamo contate e caspita, eravamo solo 4 ragazze. Siamo ancora amiche adesso e ho anche tanti amici che erano allora i miei compagni di corso. Beh, sapete, ci hanno coccolate e corteggiate per 5 anni. Dopo l'università ho fatto un dottorato di ricerca all'estero in ingegneria processistica applicata ai materiali e così ho dovuto imparare tutta una serie di nuove nozioni relative proprio all'ingegneria. E ho capito che quella mia passione di bambina per la ceramica poteva diventare la mia professione per la vita. Da tantissimi anni ormai lavoro per creare nuovi materiali ceramici con proprietà tailorizzate, cioè lavoro come un sarto, il tailor in inglese, e realizzo cioè materiali su misura per rispondere a delle specifiche esigenze tecnologiche. In modo particolare ho sviluppato nuovi materiali per le applicazioni spaziali e biomedicali e mi sento pienamente realizzata. Ho avuto l'opportunità di lavorare con grandi ricercatori nazionali e internazionali, come pure di sviluppare attività con importanti aziende, vedendo poi il frutto delle mie ricerche concretizzarsi in prodotti che tutti potevano utilizzare. Il rapporto con i colleghi uomini è sempre stato positivo, tanto che oggi la mia comunità scientifica, purtroppo ancora fortemente rappresentata da professori uomini, mi ha designata a rappresentarla come presidente dell'Associazione Nazionale di Ingegneria dei Materiali. In questo ruolo sto cercando di promuovere sempre di più l'accesso all'università e la carriera delle colleghe donne. Sapete, le donne portano nella ricerca scientifica, nell'insegnamento, una passione, una dedizione che rappresenta una vera marcia in più. Oltre che ricercatrice, sono docente e insegnare, trasmettere conoscenza e cultura è appassionante. Negli ultimi anni mi sono dedicata alla formazione all'ingegneria dei materiali per gli studenti architetti e designer. Far appassionare una disciplina ingegneristica a questi studenti e studentesse è stata una grande sfida che mi sta dando grandi soddisfazioni. Ho mai invidiato qualcuno? Sì, lo confesso, una ricercatrice americana che ho conosciuto tanti anni fa a un convegno in Florida e che aveva contribuito a sviluppare in laboratorio le mattonelle ceramiche che proteggevano gli Space Shuttle dalle alte temperature di rientro nell'atmosfera terrestre. Aveva poi seguito il corso ed era diventata astronauta,
per testare direttamente nello spazio il risultato del suo lavoro. Una donna, una ricercatrice, un vero mito.